Ok, siamo qua con Alessandro Martinelli, capitano del Colombara. Allora Alessandro, un primo tempo comunque a senso unico per voi, cosa è successo nel secondo? Il primo tempo, rispetto alla settimana scorsa, siamo partiti molto bene, abbiamo tenuto molto bene il campo, siamo andati sopra 2-0. Nel secondo tempo purtroppo il campo ci ha penalizzato, noi non siamo tanto abituati a giocare su queste dimensioni, abbiamo preso diversi gol in successione e abbiamo fatto fatica a riniziare a giocare e sul loro gioco, sulla palla lunga e sul contrasto hanno avuto la meglio loro. Secondo te cos'è che vi è mancato per vincere questa partita? Sicuramente un po' di fortuna nella parte centrale della partita, perché qui il campo e le dimensioni fanno sì che un rimpallo, un centimetro, decreti una differenza tra un gol e un'occasione mancata. E per il resto un po' di malizia in certe situazioni, loro ne hanno avuta un pochino di più. Cosa potete fare per comunque portarvela a casa? Cioè nel senso ribaltare il risultato? Cosa secondo te? E nell'ottica del campionato adesso diventa difficile, perché siamo indietro di 9 punti, mancano 3 partite, servirebbe veramente un incastro di risultati difficile. Tengo a dire però che il nostro campionato è stato stupendo, perché eravamo partiti malissimo, si parlava di lotta per non retrocedere e abbiamo giocato fino all'ultima per cercare di vincere il campionato, quindi devo dire un grande grazie a tutti i miei compagni di squadra, abbiamo fatto davvero una bella stagione e siamo contenti comunque. Grazie mille. Ciao.